Mezzanotte 44, benvenuti al telegiornale della notte. Sarà un'edizione brevissima che apriamo però con le ultime battute della direzione del Partito Democratico convocata dal Presidente del Consiglio Renzi di ritorno dal G7 di Monaco di Baviera per fare il punto della situazione e parlare del voto delle regionali. Come vedete dalle immagini, quando è iniziata la direzione, che appunto alle ultime battute, un gruppo di insegnanti si è trovato davanti alla sede di Largo del Nazareno e ha protestato contro la riforma della scuola. E proprio su questo disegno di legge il Presidente del Consiglio ha aperto alla minoranza del partito dicendo: prendiamoci altri 15 giorni per discutere, perché è un bene supremo per l'Italia. Poi Renzi ha voluto sottolineare che invece il Partito Democratico governa in 17 regioni su 20 e ha detto che è difficile far capire all'estero che si pensa di aver perso. E quindi la sfida alla minoranza del Partito Democratico: chi vuole fermare tutto questo può togliere la fiducia in Parlamento e in direzione, ma fin tanto che questo non succede noi saremo in prima linea per cambiare l'Italia fino al 2018. Intanto bisogna invece affrontare il problema immigrazione, quella che viene definita un'emergenza. Nelle ultime ore sono arrivati più di 5.000 migranti, altri 447 sono attesi domani mattina a Pozzallo. Si infiamma però ovviamente il dibattito politico, soprattutto per la questione dell'accoglienza negata dalle regioni del nord. Così a far crescere la tensione, una forte presa di posizione del presidente della Lombardia Maroni, che oggi ha detto: basta immigrati clandestini sul territorio regionale, invitando prefetti e sindaci a non accoglierne altri, pena il taglio dei fondi ai comuni. E Renzi, già dal G7 in Germania, gli ha risposto: altro che sanzioni, i comuni che accolgono i migranti andrebbero premiati. Non si può chiedere all'Europa ciò che non si vuole fare in Italia. E con Maroni si sono schierati il leader della Lega Salvini e i presidenti del Veneto Zaia e della Liguria Toti. Allora parliamo però di questo G7 che si è concluso per l'appunto in Germania senza grandi risultati. Sulla questione ucraina, gli Stati Uniti hanno avvertito la Russia di Putin di essere pronti a nuove sanzioni di tipo economico e il presidente statunitense Barack Obama ha detto Mosca continua a violare gli accordi sull'Ucraina. L'obiettivo però è quello di continuare a cercare una soluzione diplomatica e le sanzioni saranno mantenute, se necessario però inasprite, finché non verranno rispettati davvero gli accordi di Minsk. Immediata ovviamente è stata la reazione del Cremlino: ci riserviamo il diritto di reagire conseguentemente a tutte le iniziative non amichevoli compiute contro di noi dagli Stati Uniti. Questa è la dichiarazione. Al G7 è stato anche siglato un impegno per limitare il surriscaldamento globale. Per la cronaca invece, oggi un appuntamento importante nell'inchiesta cosiddetta di Mafia Capitale, perché Salvatore Buzzi, ovvero quello che viene definito il re delle cooperative romane, ha partecipato in videoconferenza dal carcere di Nuoro, dove è detenuto ormai da diversi mesi, all'udienza della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma. Massimo Carminati ha detto: è una brava persona e la corruzione, se anche ci fosse stata, sarebbe stata minima. Solo il 3% del fatturato della cooperativa, che ha un giro d'affari di 6 milioni l'anno. Così appunto Buzzi, cercando di minimizzare le accuse. Poi Buzzi si è anche opposto alla confisca della sua abitazione, perché ha detto è frutto di un guadagno lecito. Domani continueranno gli interrogatori di garanzia invece per gli arrestati di giovedì scorso, che lo ricordiamo sono altre 44 persone. Vediamo invece alla politica estera. Lo sapete, c'è stata una sorta di terremoto elettorale in Turchia. Dopo 13 anni di potere pressoché assoluto, il presidente turco Erdogan, o meglio il partito del presidente turco Erdogan, ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento. È rimasto comunque il primo partito con un gradimento del 41% degli elettori. Invece, diciamo, il vincitore morale di queste elezioni, lo vedete, è Selahattin Demirtas, 42 anni, avvocato difensore dei diritti umani, che ha conquistato invece il 13% dei voti alla guida del partito filo-curdo, che per la prima volta dunque è riuscito a entrare in Parlamento con 80 deputati. Solo che a questo punto è un problema, perché bisognerà cercare di
di formare un governo di coalizione. Se non si dovesse giungere ad una alleanza, Erdogan potrebbe convocare entro un anno nuove elezioni. Questa era la nostra ultima notizia, grazie comunque per averci seguito, il telegiornale domani mattina va in onda come sempre alle 7:30, buonanotte.